Buongiorno cari concittadini, oggi domenica di Pasqua. Quello di oggi non vuole essere un messaggio di aggiornamento perché fortunatamente non abbiamo notizie di rilievo, se non il fatto che ho già indicato nel mio aggiornamento di ieri che i tamponi eseguiti alla famiglia del giovane Os sono risultati negativi, quindi fatto assolutamente positivo, così come negativi sono risultati, è risultato il tampone effettuato nei confronti della cittadina di Marianopoli che era stata ricoverata presso la nostra struttura ospedaliera. A entrambe, quindi sia al nostro concittadino che alla signora di Marianopoli, vanno i miei migliori auguri di pronta guarigione e di serena quarantena. Invece quello di oggi vuole essere il mio messaggio di auguri per l'intera comunità di Mussomeli per questa strana e particolare domenica di Pasqua. Cari concittadini, vedete, quello di quest'anno è certamente una Pasqua che nessuno di noi si sarebbe mai immaginato di dover trascorrere. Quest'anno non vivremo i momenti a cui siamo abituati e che la tradizione da tanto tempo ormai ci tramanda, e cioè quei momenti che costituivano il fulcro di questa settimana pasquale, momento assai sentito dall'intera nostra comunità. Il giro dei sepolcri, la processione dell'Addolorata, la crocifissione di Piazza Umberto, e la processione della Via dei Santi, la veglia pasquale e la solenne domenica di Pasqua. E poi il classico lunedì di Pasqua, la consueta scampagnata con i nostri parenti e i nostri amici. Quest'anno non potremo condividere con tutti loro questa nostra gioia e queste nostre festività. Questo nemico invisibile, cari cittadini, questa pandemia ha di fatto stravolto ogni cosa, ha cambiato ogni nostra abitudine. Però di una cosa noi siamo certi e abbiamo la certezza, sappiamo che tutto questo finirà. Sappiamo che torneremo presto alle nostre vite, torneremo alle nostre consuetudini, torneremo a celebrare i nostri riti, le nostre tradizioni. Torneremo in altri termini alla vita di sempre. In questa tragica circostanza, tuttavia, questo è il mio personale pensiero e la mia profonda convinzione, la comunità di Mussomeli sta riscoprendo un grande senso di appartenenza. Sta dimostrando, nella stragrande maggioranza, una grande maturità. In altri termini, ciascuno di noi, ognuno ovviamente col proprio ruolo, sta cercando di fare di tutto per superare questa emergenza e tornare il prima possibile alle nostre vite, le vite di sempre. Cari concittadini, teniamo duro ancora per qualche giorno. Non abbassiamo proprio in questo momento la guardia. E quindi vale ancora il mio invito, soprattutto per la festività di oggi e per la festività di domani, a non abbassare la guardia e a rispettare le regole. Nessuno incontri nessuno. Questo è il motto che dobbiamo portare avanti, soprattutto in queste 2 giornate. Continuiamo così. Scambiamoci gli auguri di Pasqua anche a distanza. Non hanno un valore minore. Mai come quest'anno il simbolo della risurrezione assume una dimensione concreta, una dimensione basata sull'esperienza concreta che stiamo vivendo ogni giorno sulla nostra pelle, che ognuno di noi sta vivendo. Il mio augurio e il mio auspicio è che questa sia anche la Pasqua della risurrezione civica, perché sarà Pasqua in cui saremo costretti a restare distanti gli uni dagli altri, saremo costretti a restare distanti dai nostri affetti e saremo isolati. Sarà una Pasqua nel corso della quale avvertiremo la forte dimensione individuale, il limite che questa ha
e invece avvertiremo l'immensità del valore collettivo, di quel valore collettivo che questa comunità, come tutte le altre, ha particolarmente bisogno oggi più che mai. Sono certo che dimostreremo di essere uniti, sono certo che riusciremo a sentirci legati da un abbraccio virtuale, questo sì, invisibile, ma al tempo stesso molto intenso. Ecco, cari concittadini, voglio fare i miei auguri, auguri con grande riconoscenza a chi sta in prima linea, ai medici del nostro ospedale, ai medici di famiglia, agli infermieri, agli operatori sociosanitari, a tutti gli operatori sanitari presenti nel nostro territorio. Voglio fare gli auguri a tutte le forze dell'ordine, carabinieri, guardia di finanza, la guardia forestale, vigili del fuoco, compreso i nostri vigili urbani che stanno facendo un lavoro straordinario. Voglio fare gli auguri ai dipendenti comunali che in questo momento sono in servizio proprio per garantire i servizi essenziali. Voglio fare gli auguri ai nostri operatori ecologici che con spirito di abnegazione, con spirito di servizio, stanno svolgendo puntualmente ogni giorno il loro compito. Voglio fare gli auguri a tutte le istituzioni e a tutte le autorità. E permettetemi, un augurio particolare lo voglio fare a tutti i miei colleghi sindaci del territorio. Abbiamo un nostro contatto in comune, abbiamo una chat in comune, ebbene ci scambiamo le nostre preoccupazioni, le nostre ansie, le nostre esperienze, le cose da fare, la voglia di dare supporto alla nostra e alle nostre comunità. Loro va il mio augurio. Voglio fare gli auguri a tutti i volontari, gli agricoltori e anche coloro che non sono agricoltori, che ci hanno aiutato nel sanificare nei giorni scorsi tutto il nostro territorio, il centro storico, tutte le strade, tutti i punti sensibili. Voglio fare gli auguri ai volontari della Misericordia, ai volontari della Croce Rossa, ai volontari della San Vincenzo, a tutti i volontari delle associazioni di volontariato e del terzo settore presenti nel nostro territorio di Mussomeli. E poi gli auguri anche alle aziende, agli altri enti, a tutti i cittadini di Mussomeli che in un modo o in un altro stanno dando il loro contributo, chi facendo le mascherine, chi fornendo il materiale per le mascherine, chi facendo delle donazioni di beni alimentari o delle donazioni in denaro. A tutti loro va il mio sentito augurio. Voglio fare gli auguri a tutti gli operatori economici che lavorano nella filiera agroalimentare e ovviamente mi riferisco di nuovo agli agricoltori che producono i nostri alimenti, mi riferiscono agli operatori economici che trasformano questi alimenti. Mi riferisco agli operatori economici, a tutti i dipendenti che vendono gli alimenti nei nostri supermercati, nei negozi, nelle macellerie, nei panifici, nei negozi di ortofrutta. Voglio fare l'augurio a tutti gli operatori economici della filiera sanitaria, quindi alle farmacie e agli altri negozi che sono aperti per decreto e che, grazie alla loro apertura, consentono a noi di avere i beni di prima necessità. Voglio fare gli auguri anche agli insegnanti e agli studenti che in un momento particolare sono riusciti a reinventare il loro lavoro, reinventarlo anche con l'ausilio della tecnologia. Auguri particolari, lasciatemelo fare, ai nostri artigiani, ai nostri commercianti, ai nostri operatori edili, ai nostri professionisti che per decreto hanno dovuto chiudere la loro attività e stanno dando un contributo straordinario e fondamentale per il contenimento del virus.
Gli auguri li estendo anche alle nostre comunità presenti all'estero e fuori dalla Sicilia. E lasciatamelo fare, un abbraccio, un augurio particolare alla nostra comunità presente a Londra, alla nostra comunità a Milano, alla nostra comunità a Torino, ad Albenga, la nostra comunità presente in America, a Buffalo. Auguri a tutti coloro che ormai da tanti giorni, troppi, non sono riusciti ad abbracciare i loro cari. E il mio pensiero va ad esempio a quelle famiglie i cui figli si trovano fuori o per lavoro o per studio e non sono riusciti a rientrare. Vedete, il termine Pasqua in ebraico significa passare oltre, passaggio, niente di più attuale, niente di più desiderato in questo momento. Chiudo facendo il mio augurio speciale, particolare. L'augurio a ciascuno di voi, cittadino, a ciascuno di noi, è che ben presto le strade di Mussomeli, ben presto le piazze, i bar, i ristoranti, le pizzerie, tornino a vivere del nostro piacere dello stare insieme. Quel piacere, quell'allegria che ci contraddistingue e che contraddistingue noi tutti mussomelesi. Vedete, proprio per questo la nostra comunità non deve avere paura. Insieme ce la faremo ed andrà tutto bene. Buona Pasqua a tutti voi.